Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva. Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà, e quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago. E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto? Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti. Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è. Beh, lo scopo dell'oasi felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo. Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno, insomma, così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti. Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto. È vero. E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine. Era una teppa, Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio. Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo. Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto da cui, per cui lavoriamo da 2 anni. E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.